Buonasera cari concittadini, ci ritroviamo per un'altra occasione di confronto e di informazione. Eh sì, perché l'amministrazione che rappresento e che è in continuità dal 2017 ha scelto un modo di politica che è una novità, è stata una novità, e cioè quella di stare sempre accanto a voi concittadini. L'abbiamo fatto in diversi modi e oggi abbiamo voluto sperimentare, abbiamo voluto arricchire questo percorso di informazione, di confronto e modo di starvi accanto anche con quest'altro modo, e cioè rubrica per il cittadino. Cos'è questa rubrica? È un modo di avere un'informazione diretta, un'informazione sempre più completa di tanti fatti, di tante decisioni, delle iniziative e anche, perché no, di quel lavoro interno che quotidianamente svolgiamo il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali all'interno delle stanze degli uffici comunali, per poi tramutarli in decisioni che si riverberano nei servizi pubblici essenziali. Ebbene, questa rubrica oggi inizia soprattutto in un determinato modo. Inizia non dalla stanza del sindaco, della stanza comunale, ma inizia da un immobile. Un immobile che forse non abbiamo visto chissà quante volte passando e non perché non ci abbiamo fatto caso. Si tratta di un immobile confiscato, ubicato all'ingresso lato sud di Bovalino, sulla via principale, via degli Oleandri, in una traversa, via dei Licani. È un immobile confiscato, famoso soprattutto perché è stato vandalizzato alcuni anni fa da un grosso incendio che lo ha quasi completamente distrutto. Era un bene confiscato, è un bene confiscato che appartiene al nostro comune dal 2008, ma che soltanto con l'amministrazione Agave nel 2018 è stato oggetto di un progetto, di un finanziamento. Abbiamo fatto la richiesta nell'ambito del Bon Legalità 2014-2020 e abbiamo ottenuto un finanziamento di 985.000 euro. E oggi siamo qui perché sono avviati i lavori. Ecco perché era importante dare continuità all'amministrazione alle ultime elezioni comunali del giugno 2022. Sono iniziati i lavori e innanzitutto di pulizia e di smantellamento di tutti i rifiuti bruciati, anche rifiuti speciali che erano abbandonati in questo immobile che per 10 anni non è stato di fatto utilizzato. E cosa faremo? Qui verrà edificata la Casa della Legalità. Quale migliore occasione di costruire un avamposto che va ad incidere, io dico, su tre importanti direttive che questa amministrazione si è dato: quella di combattere il disagio e l'abbandono sia sociale sia ambientale, e anche quello di costruire un'immagine fondata sulla legalità della nostra comunità. E disagio ambientale o degrado ambientale o degrado o disagio sociale, perché? Con questa Casa della Legalità noi costruiremo un edificio nella quale sarà data occasione ai ragazzi, ai giovani a rischio devianza o ancora ai giovani che escono dai circuiti penali la possibilità di vivere in comunità, di avere possibilità di immettersi nel mondo del lavoro. Verranno realizzate infatti delle sale multimediali o polifunzionali con dei laboratori specifici. Verranno anche realizzati due mini appartamenti, proprio per dare l'idea a questi ragazzi di comunità che devono, di quel sano esempio di comunità che devono avere.
verrà pure costruita all'interno di questo palazzo che è su tre piani fuori terra, piano terra, primo piano e secondo piano, anche una sala che potrà essere una sala conferenze, conferenze per manifestazioni, eventi, anche perché, perché no, per piccole rappresentazioni teatrali o di altro tipo di spettacolo. E questo finanziamento quindi era mirato alla linea deputata alla rifunzionalizzazione e riqualificazione dei beni confiscati. Noi, l'altra direttiva verso la quale abbiamo voluto incidere con questa opera, con questo lavoro che è stato avviato, è quello appunto di costruire un'immagine fondata sulla cultura della legalità della nostra comunità. Ed è importante questo, è importante essere esempio positivo non soltanto per la comunità in genere, ma soprattutto per i nostri giovani e anche per tutto il nostro territorio, per il territorio, per il comprensorio che quotidianamente abbracciamo. E costruire quindi un qualcosa, realizzare una casa della legalità, restituire un immobile confiscato alla comunità con queste idee che vi ho detto, con questa idea progettuale che l'ufficio, d'accordo con l'amministrazione comunale, ha realizzato, penso che sia un aspetto molto molto importante e che ci rende anche orgogliosi. E i lavori vanno avanti ovviamente con i tempi tecnici di un immobile deturpato, vandalizzato e che per decenni è rimasto inutilizzato e quindi esposto alle intemperie, e quindi speriamo che l'opera prenderà presto consistenza e vedrà alla luce in modo da poter essere utilizzata. Io volevo anche infine soffermarmi sul fatto che, perché poi questo deve essere questa rubrica, mostrare, come abbiamo sempre fatto, anche nei momenti più difficili, mettendo la faccia e spiegando le ragioni di problematiche che inevitabilmente ci sono sul percorso, volevo anche dirvi che questa opera si pone non in maniera estemporanea, improvvisa, di un percorso amministrativo, no, si pone all'interno di un programma condiviso, un programma che abbiamo condiviso anche con voi dal 2017, di azioni che vogliono agire per combattere e risanare sia quello che ho detto, il degrado ambientale, ridare una risocializzazione complessiva alla nostra comunità e dare attraverso questa opera di risanamento sociale, risanamento ambientale, anche un'immagine diversa, un'immagine che Bovalino merita, cioè la sua bellezza con le sue risorse e con le sue ricchezze, sia ambientali, sia naturali, ma anche soprattutto umane. Quindi presto ci rivedremo anche con un altro appuntamento dove non parlerà soltanto il sindaco, ci sarà occasione e anche volontà da parte della squadra amministrativa di mostrarsi tutti con le loro competenze e soprattutto parlando degli argomenti che stanno seguendo. Quindi ci sarà occasione per confrontarvi e per vedere anche all'opera gli assessori, ma anche i consiglieri comunali, perché qui si opera come squadra e si opera come squadra nell'interesse di Bovalino, anzi mi permetto a dire, come abbiamo coniato, per Bovalino.